fazzoletti perché oggi vedremo le storie più triste fatte su Roblox. La cosa interessante è che queste storie sono state fatte da delle persone su YouTube e io andrò a reagire. Vediamo se queste storie saranno veramente super tristi oppure per niente interessanti. Ma vediamo, iniziamo con la prima. Sto guardando queste storie da Sally Gaming e lei ci promette che siano delle storie super tristi, anche perché il titolo, beh, dice quello, storia cattiva. Ma iniziamo con la storia numero uno, che non ha un titolo, si chiama solo Storia Triste, e inizia con una mamma cattiva, vedo, noto, una mamma cattiva, qualcuno che dice sì, ci vado, una mamma che dice sveglia e un padre cattivo. Mi fa ridere che comunque si identificano con un titolo sopra di loro con scritto direttamente cattivo. Ma bene, la mamma gli stava dando tipo colpi di scopa praticamente. Ok, sì, vado. Allora, c'è Sally, che è la nostra protagonista, a quanto pare, guardatela qui, è piccola piccola e sta sicuramente, oh mio Dio, non riesce a andare questa ragazza manco in bagno, che i genitori la seguono in bagno, ma che genitori sono? Vabbè, penso che, ecco, sta preparando la colazione, fa la brava bambina, anche se ha 2 anni e mezzo, quindi la colazione in teoria, ma dico in teoria, dovrebbero fargliela i genitori, ma sono cattivi, che ne capiamo noi? Loro devono comportarsi male, quindi la colazione se la fa lei. Infatti la madre è anche infastidita, gli dice veloce, oh, che qua dobbiamo lavorare, che il padre è palesemente un maranza. Comunque ho detto vabbè, comunque, ah, va, la colazione l'ha fatta i suoi genitori addirittura, che schifo, bro, sorella, amica, ma manco l'hai messa, l'ha appena messa in faccia, che schifo cosa, cioè manco l'ha assaggiata, così l'ha odorato e ha deciso che faceva schifo. Sei, oddio, oddio, c'è un terremoto mentre stava succedendo questa cosa. Comunque, vabbè. Sei inutile. Fai schifo. Posso mangiare anch'io? Cioè, infatti, scusate, se non vi piace il piatto, fatelo mangiare a Sally. Vieni. Dove deve andare? Comunque, no, non puoi mangiare anche tu. Mangia pure tu quella schifezza. Meglio, Sally, non ti preoccupare. Se loro non l'hanno manco assaggiato, mangi il doppio oggi. Non ti preoccupare. Vieni. Oh, ma deve mangiare! O deve venire? Che deve fare sta ragazza? Raga, la sta avvelenando! La sta avvelenando! Ehi! No, mamma, per favore! Oh mio Dio! Ma questa non è una storia triste, questa è una storia di violenze! Questa bambina sta venendo picchiata perché esiste! E perché ha fatto un favore ai propri genitori che ne vogliono nemmeno cucinare! Andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, oh mio Dio, ma pure il padre, ah, tu, si stanno passando la scopa a turno, preparati a scuola veloce. Scusa, ma che cosa fa? Però posso dire una cosa che mi fa un po' ridere, cioè, mi fa ridere che si passano la scopa, no? Un po' lui, un po' lei, boh. Beh, comunque, vai a scuola, Sally, poverina, non solo ha cucinato, sta ritornando in bagno e sicuramente i genitori la si seguiranno in bagno. Infatti, che ho detto? Lasciate in pace sta ragazzina! Fatela cagare in pace! E non solo, dopo la scuola vai pure al lavoro! Ecco, completiamo la nostra giornata. E dopo lavorato pulisci casa perché non siamo contenti abbastanza. Ok, vabbè, comunque lei non si ribella, mi sembra tutto. Ok, preparati veloce. Oh! Se voi uscite dal bagno, io mi preparo veloce. Ma scusatemi, ma io non capisco perché questi devono stare in bagno a fissarli. Io ho visto il nome del papà, però va bene. Ti accompagno io a scuola, anche io. Ok, lei si è preparata. Ma aspetta, ma quello era Fragi? Ma perché? Ma in che senso? Sto ragazzo ha la stessa skin di Fragi? Questa cosa mi fa paura. Vi posso assicurare che il mio ex fidanzato Fragi non picchia nessuna bambina. È stato molto divertente vederlo. Ok, addirittura la portano in braccio. Beh, dopo tutte le macchionate che gli hanno dato, giustamente, non può camminare più. Giù in macchina. Beh, almeno, dai, forse abbiamo un po' di speranza. Almeno la stanno accompagnando a scuola. E devo dire che comunque hanno 2 belle macchine. Cioè, sono dei genitori abbastanza ricchi. Quello che si ride. Ma cosa ride quello dietro? Cioè, è spuntato un personaggio a caso per prendere in giro. Proprio perché questa ragazzina non è abbastanza distrutta nella sua vita. Comunque, stanno andando a scuola. Non capisco perché con 2 macchine. Vabbè, quella si è rotta le gambe. È morta praticamente. Vabbè. Comunque, stanno andando. Ma poi la madre non sa guidare. Ha fatto un incidente incredibile.
Guarda, guardate, guardate. Rimasto indietro. Bene, comunque, stanno andando a scuola e siamo finalmente arrivati. Sono le 4 del mattino, però sono così cattivi che loro la portano di sera a scuola. Scuola serale, mattina, lavoro, eccetera, eccetera. Buona, almeno gli hanno detto buona scuola, eh. Un po' che, secondo me, allora magari stanno un pochettino migliorando. Vai, grazie, dai. Dai, può migliorare la situazione. Diventata una studente, certo, ha i capelli tutti scombinati, piange, proprio un disastro di persona, sta facendo lezione ed è arrivato, ovviamente, perché la sua vita non era completa, la prof cattiva. Perché se era una prof normale, Sally, cioè, come faceva? Come sarebbe stata la vita di Sally senza qualcuno scritto cattivo sopra la testa? Ve lo dico io, normale, quindi non vabbè. Ok, allora, buongiorno. Sally, vieni alla lavagna. 2 diviso 2, 0, 1. Oh mio Dio, sono peggio di Sally in matematica. Ok, vieni alla lavagna. Lei sta tipo sclerando, boh, non si capisce niente. La lavagna sta continuando a dire, oh, vabbè, la prof cattiva almeno non riesce a parlare. A parlare, ecco, come me. Allora, risolvi il caso. Allora, dai, Sally, 2 diviso 2, 1. Brava, oh, posso dirlo? Almeno è intelligente. Non gli può dire niente la professoressa, perché se non fa uno, ecco, perfetto. Uno, ci siamo. E fin qua tutto ok. Non gli può dire niente. Sì, infatti, tutto a posto. Non c'è bisogno di rispondergli male o metterla nell'angolo a picchiarla, perché comunque non ha senso. La tua verifica è andata da schifo. Certo, se gli fai studiare 2 diviso 2 che fa 1 e poi la verifica fa schifo, è perché sei tu che non riesci a insegnarle. Cioè, se gli insegni queste cose, come fa poi a fare una verifica? Vabbè, comunque, perché è andata da schifo? Qual è stato il problema? Hai preso 5, perché non studi più? Certo, come fa a studiare? Lavora, viene picchiata, non può nemmeno stare da solo in bagno, deve andare a scuola la sera. Quante cose deve fare sta ragazza? Ma è lei, giustamente, è distrutta. Proprio non sa più che fare. Guarda le verifiche e si deve, e pensa sicuramente. Ora lei sicuramente pensa: io torno a casa, non solo ho preso un brutto voto, ma adesso mi devo prendere pure i botti di mia madre, no? Cioè, perché di mio padre e mia madre. Mi tocca, gli dice, farti andare dal preside se continui così. Proverò a fare di meglio, anche se, tesoro, cioè, non è che puoi fare molto. Comunque, non è troppo cattiva la prof. Se lei non è riuscita a studiare, purtroppo deve mandarlo dal preside, perché sennò prende brutti voti. Anche perché non mi sembra che la stia insultando. Risolvi 100-9. Ah, così, proprio, vai, adesso. Comunque, 100-9, 91. Ok, ci ho messo un po', giuro che ci ho messo un po', ok. Allora, devi riscriverlo in... No, non fa 80. E infatti, non fa 80, ma come? Cioè, ho capito che con i colpi in testa che ti hanno dato un po' la memoria, magari ti è cambiata. Vai dal preside stupido e impara a contare, ok. Poverina, questa ragazza avrebbe bisogno di aiuto. Bussa, toc toc, sì, entra. Oddio, non andrà a finire bene. Buongiorno, perché sei qui? Però, attenzione, il preside sopra la testa non ha scritto cattivo. C'è una possibilità che nella storia di Sally, potrebbe una persona salvarle la vita. Vediamo se il preside oppure no. Vabbè, comunque, siediti pure, buongiorno, eccetera, eccetera. Ho risposto male alla tua domanda, 100-9. Che poi non si va dal preside perché rispondete male alle domande, però va bene. Ah, ok, giustamente anche lui penserà, ma cosa ci fai qui? Che me ne frega a me, però va bene. Ok, vediamo cosa risponde. Se vuoi ti posso aiutare con le operazioni. Oh, una persona sana di mente! Finalmente! Ho qualcuno che ha capito che forse sta ragazzina ha bisogno di una mano nella sua vita, non che non sia una, nel senso, una mano in faccia. È quello il senso. Tranquilla, ti aiuterò io e andrai meglio. Grazie. Un santo di questo preside. Però non dire a mia mamma che sono venuta qui. Ok, certo. Vabbè, comunque una brava persona, grazie. Da oggi in poi farai lezione con me, perché la professoressa che viene pagata 1500 euro al mese, immagino stipendiata, non può farlo. Il preside, che si dovrebbe occupare della gestione, è l'unico decente, come proprio nella vita reale. Allora, va bene. Se sai, le nuove prof di questa scuola sono molto severe. Vedi? Quello che ho detto praticamente io. Va bene, ok. Allora licenziale se non sanno lavorare, però va bene. Perché sei triste? Pensa. Ah, sta pensando, ok. Non solo loro. E lui, il preside, se ne accorge e dice: perché sei triste con questa voce? Perché sei triste? Niente, sono solo un po' stanca. Giustamente, direi. Ecco fatto. La prof mi ha detto che non studi più come una volta. È successo qualcosa?
Beh, sapessi proprio da chiamare la polizia, ecco cosa è successo. Comunque, ecco fatto. Ha fatto il compito, gliel'ha consegnato al preside. Noi stiamo ignorando la domanda del preside perché non possiamo rispondere. Anzi, no, abbiamo risposto: ho un po' di problemi a casa mia. No, i miei non mi lasciano mai tempo. E non solo. Cioè, Sally, dobbiamo dire le cose come, cioè, insomma, giuste. Temerano dalla mattina alla sera. Libero, ok, tempo libero. Ah, mi dispiace. Vabbè. Che deve fare? Dovresti tipo da preside chiamare la polizia e chiederti perché i genitori di una tua alunna, beh, si comportano così, però va bene, dai, dispiaciamoci e basta. Un po' strano. Ok, sei libera, puoi andare a casa comunque, tutto corretto. Ah, vedi che sta a studiare allora, grazie, prego. Ok, ottimo, ciao, ottimo, arrivederci. Ok, oh, andiamocene. Madonna, 3 ore per salutare, ok, ci siamo. Adesso cosa fa la nostra amica Sally? Immagino tornerà a casa, anche se non so quanto le convenga. Aspetta la mamma. Scommettiamo che la mamma non arriva. Scommetto adesso, lasciate like in questo momento e scommettete se la mamma nei commenti arriva o non arriva. Io scommetto che non arrivo perché, sennò che mamma cattiva è, scusate. Dai, vediamo se arriva. Mannaggia, ho sbagliato. Allora non so così tanto cattivi. O hanno un'altra idea in mente più cattiva? Vediamo, lo scopriremo adesso. Allora, svieni. Comunque lei ha cambiato vestiti o sbaglio? Sì, le è venuta a prendere. Ma perché mi sa che la famiglia hanno un ristorante dove la figlia di 2 anni e mezzo dovrà lavorare. Vestiti, mettiti la divisa. Proprio sfruttamento minorile al massimo. Al massimo. Sono curiosa come andrà a finire questa storia. Spero bene. Hai mangiato un po'? No. Aspetta, ma questa è sua mamma o qualcun altro? Perché comunque si sta preoccupando. Mangia. Grazie mamma. Allora, è sua mamma. Ma scusami, ma quanto sei bipolare? Ma non l'hai fatta mangiare, l'hai picchiata e adesso hai mangiato, tesoro mio. Ma che problemi hai? Comunque, vai. Prego, io e tuo papà ci siamo lasciati. Come? Attenzione. Che sta succedendo? Cioè, divorziati. Vabbè, sì, ci siamo. L'avevamo capito, ma ok, perché? Cioè, infatti, perché? Qual è la storia? Cosa sta succedendo? C'è un risvolto positivo nella vita di questa povera disgraziata? Non risponde. Ah, no, invece sì. Lui voleva solo i soldi. Abbiamo litigato tutto oggi, scusate, mi sono confusa. Tutto oggi, però non è colpa della ragazza che ha fatto la storia. Tutti su Brookhaven scrivono male, ma non perché è colpa nostra, perché se no non si scrive bene su questo cavolo di gioco. Comunque, si sono litigati, no, per i soldi però, non perché magari picchiavano loro figlia e dovevano smetterla per i soldi. Vabbè, comunque, contenti loro. Vabbè. Lei è molto... Come ti dispiace? Ma come ti dispiace? Dovresti festeggiare! Invece di essercene 2 che ti piccano, adesso ce n'è 1! Meno 1! Ma perché? Ma tuo padre mi obbligava... Aspetta, no, non ho letto! Ferma! Scusami se sono stata dura con te, ma tuo padre mi obbligava. Ah, ok, quindi era colpa del padre... Bah, secondo me anche tu ne hai un po' approfittato. Però va bene, si vedrà vivendo. Tuo padre mi obbligava. Ok, quindi Sally, quanto pare tuo padre era il problema. Non fa nulla, non era colpa tua poi. No, no, non è vero, è anche colpa sua, ti ha dato colpi. Ti è anche colpa sua. Vabbè, comunque si stanno abbracciando. Ok, allora la situazione si sta risolvendo. Sta piangendo, ok? Andiamo a casa, ne abbiamo una nuova. Ma scusatemi. Ma sua madre, come ha avuto il tempo di litigare con suo marito, divorziarsi e comprarsi una nuova casa, tutto in 30 minuti che lei, so che sua figlia è stata a scuola, e anche di pentirsi, incredibile. La donna più veloce di questa terra. Andiamo a vedere la nuova casa, sperando che la vita di questa povera Sally si ripiglia. Magari, sai che cosa? All'inizio ha fatto un incidente, secondo me ha sbattuto la testa e ha capito che stava sbagliando la situazione. Non c'è alternativa, secondo me questa è la mia interpretazione della storia, eh. Ok, stanno andando al supermercato, non devono andare a casa. Cosa sta succedendo? Ok, c'è una tipa alla cassa che è scappata. Gli ha rubato la macchina! Questa è la cosa più bella della storia! Vabbè, amore, vuoi una tavoletta di cioccolata? Beh, la vogliamo questa tavoletta di cioccolata dopo che ci hanno rubato la macchina? Sì, dai!
addolciamo la situazione. Prendine anche due. Tanto ormai siamo ricchi, abbiamo aperto una casa. Ah, la cassiera è ritornata al suo posto. Ha preso la macchina, se l'è portata e è ritornata a lavorare. Ok, stanno facendo la spesa insieme. Beh, sembra comunque la situazione si sia un po' risolta. Che questa famiglia... Ma come finisce così? No, questa famiglia un po' abbia risolto. Però ci sono un sacco di cose che io ancora non ho capito. Allora, chi ha fatto questo video? Aspetta, fatemi... Sally Gaming, che a quanto pare è la, sia la bambina, insomma, picchiata della storia, che è la proprietaria del canale. Vogliamo una parte 2. Vogliamo spiegate delle cose meglio. Ok, Sally ritornerà a scuola e aumenterà il preside. Si fidanzerà con la madre del... con sua madre? Cioè, il lavoro come fanno? Come mai sono diventati ricchi? Sally, come risolverà la sua vita? Ci crede veramente a sua madre? Perché nessuno ha chiamato aiuto quando veniva picchiata? Lascio tutte queste domande sia a voi che a Sally Gaming. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale. E se volete altri stili tristi, mi raccomando, lasciate like. E ci vediamo a un prossimo video. Ditemi nei commenti chi ha pianto.